lavoratori di ATM sono oggi in piazza davanti a Palazzo Marino. Quali le ragioni di questa protesta? Stiamo manifestando per difendere l'integrità dei servizi di ATM gestiti oggi. Vogliamo difendere l'ATM così come la conosciamo. Non vogliamo lo scorporo dei servizi e vogliamo che ci rinnovino il contratto di servizio. Il sindaco vi chiede di ripensarci a proposito dello sciopero del 5 aprile, voi cosa dite? Noi diciamo semplicemente che se abbiamo fatto questo sciopero è perché loro hanno fatto una delibera di scorporo dei servizi dell'ATM oggi gestita, se loro ritirano la delibera noi ritiriamo lo sciopero. Che cosa vi preoccupa di questa delibera? Il fatto che possano esserci delle conseguenze occupazionali o conseguenze sul servizio? No, ci sono varie conseguenze. La prima è lo scorporo, porta in ogni caso l'indebolimento dell'azienda così com'è, come la conosciamo oggi, perché lo scorporo vuol dire che la sosta, i parcheggi, car sharing, bike sharing vanno tutti da un'altra parte, non sappiamo dove, e i colleghi dell'ATM oggi che sono in un'azienda coesa che dà garanzie si rischiano di andare un'altra volta in mano alle cooperative. Questo non lo vogliamo. Poi se ci saranno le gare, probabilmente se dovessimo andare a gara, c'è il problema dell'ATM SPA che ha 2300 dipendenti che non vanno a gara. Cosa succede a questi lavoratori? Ecco, la grande partecipazione a questa manifestazione di oggi è un segno della situazione di preoccupazione dei lavoratori e lascia presagire anche una grande riuscita dello sciopero? Noi pensiamo di sì, anche se non avremmo voluto fare lo sciopero in questo momento per il Salone del Mobile. Perché sono 13 anni che non facciamo uno sciopero aziendale, pertanto responsabilità dalla parte nostra c'è tutta. Vorremmo dire una cosa, se la responsabilità c'è anche in questa giunta regionale comunale, a questo punto chiediamo di ritirare questa delibera che annuncia lo scorporo dei servizi dell'ATM gestito.